tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo da Motor Mix, un negozio con il quale ho potuto stringere la mia prima collaborazione e ovviamente è dotato anche di un negozio online, di una pagina appunto online su internet dalla quale potete prendere i prodotti che oggi vi farò vedere e ovviamente ricevere più informazioni nel caso in cui abbiate qualche dubbio. Oggi, come potete vedere, vi parlo di caschi da enduro, valutando il rapporto qualità-prezzo ovviamente, e i caschi più adatti che secondo me potete comprare, i caschi che secondo me sono i migliori riguardo appunto a questa disciplina, a questo sport. Ovviamente troverete tutto in descrizione, il link di dove trovarli, che tipo di casco, eccetera eccetera. Ho deciso di distinguere tutti i caschi in due principali categorie, una categoria più economy e una categoria più expensive, quindi due tipologie ovviamente che si suddividono in base principalmente al prezzo. Ho deciso tra l'altro come parametri per la valutazione che ci saranno tre parametri principali. Uno sarà il materiale con il quale sono costituiti i caschi e quindi anche tutta la parte esterna del casco. Il secondo saranno gli interni del casco e il terzo aspetto sarà il loro prezzo. Quindi partiamo dal primo casco della prima categoria economy, che sarebbe il J32 della Just One. Eccolo qua ragazzi. Ovviamente ho preso il casco rosso perché è spettacolare. Vi posso dire che questo casco è fatto da una resina termoplastica e presenta una visiera che è piccola, non è molto allungata, ma lo stesso protegge alla perfezione da rami, fango e dal sole, così che potete guidare molto tranquillamente senza che niente vi istruisca appunto la vista. Successivamente possiamo dire che abbiamo delle bocchette di aria poste frontalmente a livello sia del mento che a livello della fronte, per più o meno un totale di 6 bocchettine di aria, e poi andiamo direttamente al posteriore del casco dove sono presenti altre 2 bocchette d'aria. Queste prese creano tutte insieme una linea interna al casco chiamata EPS, che favorisce una perfetta ventilazione e un continuo circolo dell'aria. Successivamente abbiamo degli interni che sono molto morbidi, anallergici e che sono rimovibili, lavabili in acqua e davvero sono molto molto confortevoli. Inoltre a livello dei guanciali abbiamo queste fascettine qua che vengono strattonate fortemente per far sì che vengano tolti i due guanciali come estrazione diciamo di sicurezza. Inoltre Just One valuta il fatto che tutti i suoi caschi sono adattabili a qualunque tipo di neck brace, e questa cosa difatti è molto utile perché qualunque marca sia il neck brace, il casco si adatta alla perfezione. Abbiamo un peso specifico di 1260 grammi più o meno 50 grammi. È un casco che lo troviamo sul mercato ad un prezzo all'incirca di 160 euro ed è secondo me davvero ottimo come rapporto qualità-prezzo. Passiamo quindi adesso al secondo casco della categoria Economy. Prendiamo la Cerbis Impact. Ecco ragazzi, questo casco a differenza del Just One è fatto in fibra di vetro ed è un pochino più leggero. Andiamo ad un peso di 1140 grammi ovviamente, più o meno 50 grammi. E la visiera, le dimensioni sono sempre le solite praticamente, non molto lunga, un pochino corta, lo stesso protegge alla perfezione, regolabile molto facilmente. E abbiamo delle bocchettine di aria, qua ce n'è una grande suddivisa in 5 parti e poi ne abbiamo sulla fronte altre 2. Successivamente abbiamo più prese d'aria rispetto al J32 della Just One perché ne abbiamo 4 poste posteriormente. Successivamente possiamo dire che anche questo casco, come il Just One, è adattabile a tutti i neck brace che si trovano in commercio. Abbiamo degli interni, anche qua sono anallergici e ovviamente estraibili, lavabili e molto 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 comodi, molto confortevoli. Inoltre abbiamo questi spazi qua che possiamo aprire, divaricare un pochino per regolare meglio l'interno del casco a seconda di come lo sentiamo a contatto con il nostro viso. È un casco che viene venduto ad una cifra di 250 euro
e ve lo consiglio davvero tanto. Passiamo successivamente alla prossima categoria, che sarebbe la categoria expensive, con il modello di casco J12, sempre della Just One, che è quello che ho addosso, e noi ne possiamo prendere uno tra i tanti, questo qua, bellissimo come colorazioni. Ecco che il J12 è un casco fatto interamente in fibra di carbonio. La visiera è leggermente più lunga rispetto al J32, e anche questa protegge ovviamente dal fango, dal sole e da tutto ciò che ci può infastidire la vista. E presenta delle bocchette di aria poste nella parte superiore del casco posteriore e nella parte frontale, che gli conferiscono sempre alla linea EPS per un'asciugatura degli interni perfetta e ottimale. Successivamente possiamo parlare della sua forma, dato che ha una forma più schiacciata a livello del mento e anche qua dietro. Questa forma, in caso di urto, va a distribuire più uniformemente la forza di contatto, diciamo, sul neck brace. Successivamente possiamo parlare degli interni. Anche questi sono anallergici, rimovibili, lavabili ad una asciugatura molto molto veloce. Presentano l'estrazione rapida in caso di emergenza, a differenza della Cervis Impact, che non ce l'aveva. E possiamo dire che, come tutti i modelli precedentemente detto della Just One, anche questo si riesce a mettere su qualunque tipo di neck brace. È un casco che viene venduto all'incirca ad un prezzo di 320 euro, è molto leggero, difatti ha un peso di 1100 grammi, più o meno 50 grammi. Mettiamo via per dare spazio al top della gamma dei caschi da enduro, che sarebbe l'Aero Aviator 2.2. Tra l'altro abbiamo la fortuna di avere direttamente le grafiche replica Cairoli, davvero davvero una meraviglia, c'è un casco stupendo. Ovviamente la visiera è regolabile, completamente in carbon Kevlar, e bocchette di aria poste posteriormente sopra, frontalmente, e è meraviglioso, cioè c'è poco da dire, si adatta a qualunque tipo di neck brace. È molto 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 leggero, cioè un 1050 grammi, più o meno 50 grammi. Abbiamo gli interni che sono ad estrazione rapida d'emergenza. Abbiamo tra l'altro degli interni particolari perché si asciugano velocissimamente, così che dopo l'utilizzo, se appoggiamo un attimo il casco, quando ce lo andiamo a rimettere dopo pochissimo tempo, questo si presenta già fresco, asciutto, per il comfort massimo. È un casco che io davvero, se avete la possibilità, per il rapporto qualità-prezzo lo comprerei, perché è davvero un casco stupendo che dura tanto. E viene venduto sul mercato all'incirca a 500 e anche di più euro. Che dire, ragazzi, stupendo. Inoltre ci tengo a dirvi che ogni casco presenta come allacciatura un doppio anello AD per una sicurezza massima. Ringrazio quindi davvero tanto MotorMix per avermi concesso di registrare questo video, di avervi potuto portare questi contenuti che trovo molto interessanti e che spero vi aiutino nella scelta del vostro casco da enduro. Tutti i caschi che vi ho fatto vedere sono i caschi che nel caso di cadute, nel caso di botte forti, vi possono lo stesso salvare la vita. Ovviamente andiamo anche a dei prezzi di 50, 60, 70, 80 euro a casco, ma a parere mio, per questo tipo di sport non c'è così tanta sicurezza, e meglio spendere un qualcosina di più rispetto a rischiarci la vita, ecco. Quindi grazie davvero tanto, e noi ci vediamo in un prossimo video, ragazzi. Grazie a tutti.